La moschea del venerdì di Jeddah, detta Aleb Nus del Lebano, è famosa per la sua baraka e per il fatto che le suppliche vengono esaudite. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente dintorni Show. Quest'oggi andiamo in Arabia Saudita con una città molto particolare. Tutte le città sono in realtà molto particolari, ma questa è di fatto, lo dico fin da subito, il porto di Mecca e Medina, oltre al fatto che qui, secondo alcune tradizioni e leggende, sarebbe stata seppellita Eva. Però, dettagli, adesso ci arriviamo piano piano. Detto questo, come tutte le altre volte, vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram di Medio Oriente Dintorni per essere sempre aggiornati su quello che faccio e sulla pagina Instagram. E ne approfitto anche per dirvi i prossimi appuntamenti, che saranno Mombasa in Kenya, questo mercoledì, e venerdì invece andremo a vedere Kufa, un'importantissima città dell'Iraq, nello specifico una città molto importante per gli sciiti. Ma non perdiamo altro tempo, nella puntata di oggi parlo di Jeddah e quindi concentriamoci su questa. Su Jeddah in realtà non ci sono delle fonti sicure e certe riguardo all'anno di fondazione. Secondo molti fu fondata circa 2500 anni fa, quindi circa nel 500 a.C. Appunto, quella è la prima testimonianza, ma sicuramente quella che è rimasta più a lungo e che si è anche più legata alla tradizione popolare è quella, come vi dicevo, di Eva. Ma anzi, partiamo subito dal nome, perché il nome in realtà è molto identificativo e ci porta già a immaginare quello che sarà appunto. Perché il nome Jeddah viene da Jaddah. Jaddah vorrebbe dire nonna, ok? E nonna sarebbe Eva, appunto, considerata la nonna dell'umanità in un certo senso. E infatti uno dei primissimi reperti di questa città, uno dei primissimi luoghi di importanza, sarà proprio questa tomba di Eva. Una tomba che in realtà è un po' abnorme come misure perché sarebbe una donna di più o meno 3 metri scarsi, ok? Quindi per carità tutto è possibile, nessuno l'ha mai vista Adamo ed Eva, però ecco, alcuni fanno pensare che sia un po' esagerato. Va detto che in generale questa tomba non ebbe tutta sta fortuna perché seppur molto apprezzata, amata, tutelata, eccetera, dai pellegrini che addirittura arriveranno qui in pellegrinaggio solo per questa tomba, non fu mai ben vista dai regnanti, tanto che nel 1928 il re Faisal, il principe Faisal dell'Arabia Saudita, la distrusse definitivamente. Ma va detto che c'erano stati già tentativi anche di regnanti precedenti, quindi non è solo colpa di Al Saud, era in generale mal vista, diciamo così. Fatto sta che appunto questo è quello che fu nel suo periodo pre-islamico. Poi, come vi ho detto, questa tomba l'hanno distrutta molto tempo dopo, però passando poi al suo periodo islamico, vediamo una città che è sicuramente un luogo chiave, come dicevo, per Mecca e Medina. Molti di voi magari non hanno proprio presente la geografia dell'Arabia Saudita, ma praticamente Mecca e Medina sono messe, aspetta, è sempre il contrario, ecco, così. Sono poste praticamente qua c'è il Hijaz, no? E qui praticamente ci sono Mecca e Medina, magari faccio vedere una mappa. Sostanzialmente questa città è l'unico vero porto e l'unica città vera dove non c'è nessun tipo di legame religioso, nel senso che appunto Mecca e Medina sono città sante, Jeddah no. E infatti Jeddah, oltre ad essere il porto, quindi ad attirare i pellegrini, eccetera, sarà anche il luogo dove effettivamente ci saranno degli scontri per quanto riguarda l'odierna Arabia Saudita. Infatti, come vi dicevo, questa città divenne il porto, fu ampliata, ma soltanto da quel punto di vista lì per garantire più pellegrini, ma intorno al 1500 iniziò ad avere i primi problemi con la gente che non solo attaccava i pellegrini, ma attaccava anche la città. E questa gente generica erano i portoghesi. I portoghesi infatti avevano da poco scoperto o inventato questa nuova rotta per le Indie e volevano a tutti i costi che qualsiasi collegamento fra l'Africa e l'Asia fosse interrotto in maniera tale che tutti dovessero andare a fare i loro business, i loro affari. E proprio per questo iniziarono ad attaccare diversi luoghi intorno a, cioè fra l'Africa e l'Asia, uno di questi sarà Jeddah. Jeddah in particolare sarà appunto attaccata nel 1500 e questo sarà il motivo per il quale i Mamelucchi, che all'epoca governavano su questa città, mi sono dimenticato di dire, Jeddah come Mecca Medina di fatto passa da un conquistatore all'altro, passa da colui che in un certo senso detiene l'Egitto, più o meno. Detto ciò, appunto, in quell'epoca erano sotto i Mamelucchi quindi faranno questa grande fortificazione proprio per difendere la città, che
ed effettivamente le cose andranno un po' meglio, ma non tantissimo, proprio perché nel 1517 proveranno di nuovo i portoghesi ad attaccare con il famoso assedio di Jeddah. Quale sarà la differenza? Che oltre i mamelucchi ci sarà un nuovo contendente, ovvero gli ottomani. Gli ottomani in quel momento storico stanno di fatto per sconfiggere i mamelucchi, per prenderne il posto, anche se, come abbiamo visto nel video di sul Cairo, in realtà i mamelucchi non è vero che scomparvero, rimarranno anche i vassalli. Quindi diciamo che una collaborazione fra ottomani e mamelucchi in questo periodo storico non è una cosa così, perché di fatto quelli poi diventeranno i vassalli, non ci sarà un'eliminazione fisica ma semplicemente un cambio di poteri, tutto qua. Detto ciò, tornando a noi, a un certo punto, siamo nel 1517, gli ottomani sanno che i portoghesi attaccheranno, si mettono d'accordo con il governatore appunto di quella città e insieme organizzano una difesa che permetterà appunto di scacciare per sempre la minaccia lusitana e permettere ai pellegrini di affluire sempre più e sempre più in tranquillità. Poi questo territorio passerà appunto, come dicevo, agli ottomani. Gli ottomani daranno una bella seria lezione su come si fanno le fortificazioni, perché da quel momento in poi sarà veramente impenetrabile Jeddah, e sostanzialmente la città rimarrà più o meno così. Per vedere dei veri capovolgimenti dobbiamo aspettare addirittura il crollo dell'impero ottomano. Siamo all'inizio del Novecento e c'è tutta la questione del Lawrence d'Arabia, tra l'altro ne parlai già perché ho visto il film un anno fa e feci anche un articolo, ma appunto tutta la questione del Lawrence d'Arabia eccetera, quindi con gli Hashemiti che si ribellano, gli Hashemiti che in quel momento sono i governatori del Hejaz, saltiamo qui, sono i governatori del Hejaz, quindi di Mecca, Medina e anche di Jeddah. Ma anche in questo caso, quando sembra ormai che sia tutto perfetto, quando finalmente loro pensano noi siamo finalmente regnanti veri, arrivano degli altri nuovi regnanti, dei regnanti che vengono dal Najaf e che sono più famosi ai nostri occhi e ai nostri orecchie con il nome di Al-Saud. Al-Saud nello specifico attaccherà questa città, attaccherà Jeddah nel 1925 e imporrà un grande assedio. Alla conclusione di questo assedio gli Hashemiti rinunceranno definitivamente alla loro sovranità sul Hejaz, quindi su quella parte di Arabia Saudita dove c'è Mecca, Medina e Jeddah, e la passeranno agli Al-Saud, che nel giro di qualche anno, veramente se non mi sbaglio in 5 anni, elimineranno il titolo di sovrano del Hejaz e sovrano del Najaf, sostituendolo con una monarchia saudita vera e propria, che quindi comprenderà entrambi i luoghi e che porterà quello che noi oggi possiamo vedere, proprio perché ancora oggi ci sono appunto i sauditi. Detto questo, l'episodio di oggi è finito. Io vi ricordo brevemente intanto i nuovi episodi, perché abbiamo mercoledì Mombasa e poi abbiamo invece venerdì Kufa, una città veramente importante dell'Iraq, non che Mombasa sia di meno. Detto questo, vi invito come tutte le volte a iscrivervi al canale Telegram per essere sempre aggiornati su quello che faccio. Fra l'altro avreste ricevuto l'articolo di queste città molto ma molto prima, e oltre a questo anche alla pagina Instagram, perché lì è il mio modo, fra virgolette, di aggiornarvi, tenervi sempre freschi proprio anche su quello che minimamente penso. Detto ciò, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.